Ma che... Pronto? Salve Antonio. Sì, chi è lei? A me lo domandi? Sì, razza di rincoglionito! Sei l'unico tizio sconosciuto che mi chiama di prima mattina! Cosa vuoi? Beh, così stanno le cose. Lei ha un veleno in corpo che consumerà. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo veramente scherzando? Io mi devo svegliare in questo modo? Ma cosa devo fare? Ma... Lei semplicemente faccia quello che deve fare. Si prepari, si presenti alla sua postazione e faccia la recensione dei due crack. In questo modo lei si libererà dalle diaboliche catene dell'inferno che la prosciugheranno e la strazieranno. No! No, 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 così non va bene, così non va bene! Mi spavento, ma sono pazzi! Mi devo muovere allora! No! Arrivederci, mister Raccatafiemme. No, 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 no! Colazione, 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 colazione! Cazzo! Cosa? Cazzo, cazzo! Andiamo a fare la recensione, non so neanche quanto tempo ho a disposizione, non me l'ha detto! Non ho tempo da perdere e non ce la faccio. E voilà, salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccatafilm per voi con un altro video della recensione. Speriamo di non perdere fiato, aiuto! Quest'oggi parleremo di due film diretti dal duo Brian Taylor e Mark Nevadin, Crank del 2006 e Crank High Voltage del 2009. Il loro stile è uno stile ipercinetico, iperbolico, che deriva dall'uso frequente di telecamere di facile portata, ad alta definizione, piccole, compatte, che riescono a fotografare al meglio la componente chiave per la riuscita di un film action, ovvero l'adrenalina pura, pulsante, deve pulsare e nel cuore del personaggio principale. In questo caso abbiamo Jason Statham nel ruolo di Chef Chelios, un killer professionista che ha le calcagna qualsiasi tipo di gang o malviventi in circolazione a Los Angeles. Una Los Angeles sporca, cruda, grezza. Vengono filmate le vie più insidiose, le strade più densamente popolate da criminali di vario genere, i locali più sudici, perché non c'è spazio per ammirare i panorami piacevoli alla vista o i palazzi più conosciuti. I due crank sono sinonimo di delirio visivo, in questo delirio non c'è spazio per la bellezza estetica. Nevadin e Taylor sono anche autori della sceneggiatura e quindi, oltre a rendere Los Angeles un'orgia di armi, sangue e violenza, di umor nero, riescono a descrivere con dovizia nei particolari la parabola disfatta di una psiche contorta, in questo caso Jason Statham, che è costretto a cambiare radicalmente il suo stile di vita dopo che gli hanno iniettato la droga sintetica cinese, e deve tenersi in vita facendo cosa? Accumulando adrenalina. Invece in Crank High Voltage è l'elettricità che deve cercare, l'energia elettrostatica che deve scorrere nel suo corpo, e furbescamente cosa succede? La composizione scenica offre continuamente degli spunti per far compiere a Chelios delle pazzie tra le più disparate. Abbiamo a che fare con la primavera trasposizione cinematografica di Grand Theft Auto, non mi potete dire che non è vero. Prendere l'adrenalina, una comparsa fisica che riesce ad apparire più e più volte nel corso dell'Odissea di Chef Chelios, anche il montaggio qui non scherza, da premiare il primo, nel primo gestito da Brian Bernard, nel secondo da Fernando Villena. Un montaggio che si alza, corre, scatta, assieme al protagonista vuole raggiungere il traguardo, alla fine del film vogliono uscirne illesi, integri da questa serie di strambi avvenimenti fonte di immense risate. Tenete d'occhio come lo split screen vuole interagire con l'ambiente filmato e come appaiono i flashback a mo' di vignette, come per sottolineare il tono fumettistico che vuole irrompere prepotentemente nella scena e come per mettere al centro delle vicende non un uomo comune ma un antieroe che riesce a sopportare qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica. Menzione speciale per Emmy Smart, eccezionale nel ruolo della fidanzata di Chev, un personaggio che anche a lei viene riservato un arco psicologico a tutto tondo, si apre e si chiude un cerchio. Nel corso di due film, da Santa Elenina di turno, lei adotta gli stessi
comportamenti del suo uomo, segue le sue stesse orme e diventa più fuori di testa di Chev, con mania di protagonismo, una schizzata irrecuperabile, una figura insomma che non si dimentica facilmente. In conclusione, Neverdeen e Taylor sono autori di un nuovo tipo di cinema fresco, scoppiettante e spericolato. Non a caso i due pezzi da 90 diretti da Gareth Evans si avvicinano a quel frenetico metodo di ripresa. Girare numerosi chuck, selezionare le sequenze che più soddisfano le esigenze dei due registi, collegare direttamente la telecamera all'impianto, al dispositivo utilizzato dal direttore della fotografia per regolare la palette cromatica, e non c'è neanche la voglia di utilizzare il budget per inserire effetti digitali veramente inutili. E quindi il realismo e l'azione devono essere la base di tutto, la chiave di volta, l'elemento centrale irremovibile per far funzionare una trama. Passiamo ai voti. 7.5 per questi due prodotti che mi esaltano sempre di più, l'avrò visto più o meno ormai 5 volte l'uno e 5 volte l'altro, entrano di diritto nella sezione film preferiti, e se mi venite a dire che rappresentano la mediocrità fatta pellicola, vi vengo a cercare e vi strangolo. Qui Antonio Cianci, il Raccata Film ha finito. Datemi la vostra più sincera opinione circa il film e riportatemi qui sotto anche la vostra scena preferita. Non vi mordo mica, quindi vi accolgo sempre con piacere. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue, chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla... No, aspetta, ho una faccenda in sospeso. Aspettate un attimo. Pronto? Pronto? Hai finito? Ah, ecco, allora ci sei. Sì, direi di aver finito. Allora, come ti sembra? Bene, direi che sei salvo. Olè, te l'ho fatta! Bene, allora, quando me lo rimuovi il veleno? Non prima di aver recensito The Lady di Lori del Santo. No!